L'atleta materano Antonio Trevisani ha rappresentato la Basilicata al via della sesta edizione del Giro d'Italia di Handbike, coniugato quest'anno alla prima edizione del PIT che ha preso il via da una delle location più significative per il mondo dello sport, l'Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola. Ai nastri di partenza, con Trevisani, i migliori atleti paralimpici. Per il Lucano, nella prima delle otto tappe, un lusinghiero 49esimo posto su 109 partecipanti e un 19esimo posto di categoria. Il percorso di gara, di discreta difficoltà, con un dislivello di circa 30 metri e tratti di pendenza media del 9%, sviluppato per intero sul tracciato della pista dell'autodromo di Imola, è stato coperto in 1 ora e 18 minuti. Cresciuto col nuoto, Trevisani ha deciso di fare il debutto nel paraciclismo per arrivare al grande appuntamento di Imola nella più importante competizione paraciclistica d'Italia.